Io mangio la zuppa del supermercato. Cioè, vabbè, io sono Robertino Casorio e sono un bambino di 9 anni. Però io mangio la zuppa del supermercato. La mangio io, la mangia mia madre, la mangia mio padre. Solo nonno non la mangia, perché nonno è contadino, si mangia la roba dell'orto. Noi mangiamo la zuppa del supermercato, che dentro ci stanno tutti gli ingredienti. Mela, pera, banana, trippa, cudo alla vaccinara, ma sono tutti ingredienti di supermercato che sanno di niente. E quando tu metti insieme ingredienti che sanno di niente, non fanno a cazzotti uno con l'altro, viene fuori una cosa che sa di niente, non fa schifo a nessuno. Se la mangiano tutti, se la mangiano. Mentre mangiamo sta zuppa che sa di niente, noi parliamo di niente. Tipo, per esempio, stasera mia madre gli ha detto a mio padre, gli ha detto: caro, ma rimpò, ma che è il PIL, il deficit e il debito pubblico? Mio padre gli ha detto, cara, metti che io il 1° gennaio te do 1.000 euro per fare la spesa. Tu alla fine del mese ne hai spesi 1.500. Quei 500 euro spesi in più so il deficit. Mia madre ha detto: come faccio a spendere 1.500 euro se tu me ne dai solamente 1.000? Mi pare gli ha detto: facile facile. Diciamo che tu i 1.000 euro te li spendi nei primi 20 giorni. Dopodiché, spesi i soldi, te ne vai dall'amica tua e gli dici: cara amica, che mi presteresti 500 euro? E arrivi alla fine del mese. Vabbè, dice mia madre, ma a sta maniera poi a febbraio devo ridare 500 euro a sta amica. E no, gli dice mio padre, il bello è quello, che io il 1° giorno del mese di febbraio te do altri 1.000 euro. Tu ci vai avanti, che ne so, 18, 20, 21 giorni, dopodiché vai dall'amica tua e dici: che mi presti 500 euro? Quella ti dà e tu arrivi alla fine del mese di febbraio. Vabbè, dice mia madre, ma a sta maniera io quando arriva il mese di marzo a sta amica gli devo da 1.000 euro, gli devo da. No, 1.000 euro te li do io a marzo, ha detto mio padre. Te li do all'inizio del mese, tu ci vai avanti fino al 18, al 20, al 21, dopodiché torni da amica e dici: che mi dai altri 500 euro? E vai avanti così, fino alla fine dell'anno. Mia madre ha detto: sì, vabbè, alla fine dell'anno, però io c'ho un debito di 6.000 euro con sta amica mia. Ecco, questo per l'appunto, ha detto mio padre, è il debito pubblico, che è pubblico, ce l'hanno tutti e non paga nessuno. Vabbè, mia madre ha detto: ma non si potrebbe far che, per esempio, invece a gennaio, quando finiscono i soldi, attorno al 20-21, io mi metto lì col computer, che la stampante, mi stampo i soldi io da sola, mi stampo 500 euro. Se può fa, ha detto mio padre, però in questa maniera aumentano i soldi di carta che girano nel mercato e quindi diminuisce il valore dei soldi stessi. E quando a febbraio io ti do altri 1.000 euro, quei 1.000 euro valgono di meno del mese prima, capito? E tu non ci arrivi al 20 del mese, ci arrivi, che ne so, al 15. Vabbè, ha detto mia madre, casomai io mi stampo altri soldi qua a febbraio, invece di stampare 500, mi stampo 1.000 euro. Fai bene, dice mio padre, però poi aumentano i soldi che girano nel mercato, nei saccocci e nelle mani delle persone, e al mese di marzo valgono ancora meno i 1.000 euro che ti do io all'inizio del mese, e a malapena ci arrivi alla prima settimana, ai primi 10 giorni, capito? E così, di sto passo, alla fine dell'anno, quando ti do 1.000 euro, non ci vai manco a comprare, che ne so, il caffè, il cappuccino, capisci? Si chiama svalutazione. È un trucchetto che una volta noi in Italia lo facevamo quando si facevamo i soldi da soli, insomma, che erano una specie di soldi farsi, e lire, no? Però adesso invece siamo in Europa, l'Europa è una cosa seria, non si può più giocare, capito? Si può fare questa svalutazione. Mi madre ha detto, ma allora senti, facciamo una cosa semplice, proprio una cosa all'antica. Diciamo che quando finiscono i soldi, tipo attorno al 20-21 del mese, finiti i soldi, noi ci chiudiamo dentro casa, non spendiamo più una lira, niente, manco se lavamo. Mio padre ha detto, no. In un'economia capitalista questo è proprio un reato. Tu li devi spendere i soldi, anzi li devi proprio buttare via, capito? Comprate fregnacce, roba inutile, perché più spendi, più girano soldi, più si producono prodotti che pure non servono a nessuno magari, e più si alza il PIL, capito? Bisogna spendere, ha detto mio padre. Allora sono intervenuto io e gli ho detto, dico papà, dico guarda nonno per esempio, nonno è uno che proprio non consuma niente, non spende soldi, manco per la zuppa del supermercato, proprio nonno se mangia a roba dell'orto, nonno per il PIL è una tragedia, ammazziamo nonno, gli ho detto, perché se spariamo a nonno, spendi i soldi per comprare la pistola e i pallottole, si alza il PIL, dico poi prendilo, portalo all'ospedale, l'infermiere, il lenzuolo se sporca di sangue deve andare in lavanderia, paga il medico, poi se tutto va bene nonno muore e paga le pompe funebri, si alza il PIL, capito? Fai la lapide, la tomba, poi noi sulla lapide, sulla tomba del nonno ci mettiamo una di quelle lampadine, quelle che non si spengono mai, è perpetue, no? Così nonno consuma corrente pure da morto, capito? E si alza il PIL. In quel momento in televisione hanno detto che a Monfalcone per l'amianto stanno morendo 2.000 persone e di questa malattia sono, diciamo, interessati circa 20.000 persone dalla provincia. Mio padre ha sorriso e ha detto: che fortuna che c'hanno a Monfalcone con tutti quei morti, chissà quanto si alza il PIL, ha detto. Ha detto: Monfalcone diventerà una piccola Svizzera, ha detto mio padre. E così, parlando di economia e parlando di niente, abbiamo finito la zuppa che sapeva di niente, ci siamo alzati, siamo andati in sala di là, abbiamo acceso la televisione. Mia madre gli ha chiesto a mio padre, gli ha detto: caro, che fanno stasera in televisione? Lui ha risposto: niente. E così siamo rimasti a guardarla.